Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sul Circo Venezia, signori miei. Il nostro Road to Triplete continua con il nostro Venezia. Allora, signori miei, prima di partire col video io vi ringrazio in anticipo per i like, per i commenti e per il sostegno che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui miei social che sono Facebook e Instagram, prossimamente potrebbe anche spuntare Telegram ma non vi assicuro niente, mi trovate sempre con Nick Maullo941 o comunque i link sono in descrizione. Allora ragazzuoli, oggi vediamo che partita ci aspetta. Andiamo avanti, siamo al 23 gennaio, 16 gennaio, scusatemi. Siamo in pieno calciomercato e io sinceramente non ho interesse a fare nessun acquisto e nessuna cessione. Mi piace la squadra che abbiamo, l'abbiamo costruita in questi anni e non ho minimamente l'interesse a fare dei grandi stravolgimenti. Benitez vuole giocare. Allora, andiamo a vedere un attimino le email. Anne è andato in prestito. Tutto buono e benedetto. Ciao Anne, vai, cresci e renditi un uomo migliore. Benitez vorrebbe giocare. Ci penseremo. Eventualmente, raga, forse è il caso con la Lazio di fare qualche cambio. Anche, aspettate un attimo, che partite ci aspettano a noi? Perché la Lazio è tosta. La Lazio è tosta. Lazio, Inter in Coppa. E poi Verona. No, dobbiamo giocare con i titolari per forza, raga. Mi dispiace per. Ce lo portiamo in panchina. Beni Benitez, se già non c'è, lo facciamo entrare. Infatti non c'è. Allora, leviamo il piccolo Kumbu. Leviamo il piccolo Kumbu e ci portiamo. Dove sta? Benitez. Ok, così lo facciamo entrare al secondo tempo. Al secondo tempo lo facciamo entrare. Poi gli altri vanno bene così. Benitez, Castagna, Beledo, Ampadu, Isak. Sì, va bene così. Non posso fare più di tanti cambi, ragazzi. Detto questo, formazione pronta, ci vediamo in campo. Ci siamo, signori miei, siamo allo stadio olimpico sotto la neve. Incredibile le condizioni atmosferiche che ci sono qui a Roma, però va bene. Sotto la neve, allo stadio olimpico contro la Lazio, signori. Non possiamo perdere perché dobbiamo continuare la nostra striscia positiva. Dai, 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 Neymar, Neymar. Il simulatore! La sblocca lui subito al secondo minuto, signori miei. Porca miseria, che gol! Un brasiliano che segna sulla neve che esulta stando sulla testa, va bene. Pensa, dopo questa penso di aver visto tutto. Guardate l'onda nero-arancione sulla curva, nero-verde-arancione sulla curva dello Stadio Olimpico. Festeggia, mamma che gol che ha trovato Neymar, signori miei! Subito così sblocca, la sblocca subito lui. Destro potente, bravo Neymar, bravo il nostro simulatore. Che porta in vantaggio al secondo minuto il Venezia sulla Lazio. Terzo minuto, mi correggo, terzo minuto. Ora vediamo di non fare cretinate, signori miei. E manteniamo il risultato di vantaggio. Potremmo anche chiuderla. Dovremmo anche cercare di chiuderla il più velocemente possibile. Non prendendo gol, ma andandone a fare un altro cortesemente. Ok. Vai Lollo Caffè, vai Lollo Caffè. Vai Lollo Caffè, Messi. Messi, Messi, Messi. Lollo, Messi. Guarda ancora, Neymar è scatenato, signori miei. Neymar è scatenato. Neymar mi sa che si è fatto pesantemente di qualcosa perché è dopatissimo, signori miei. No, Neymar mio. Non mi puoi sbagliare questi passaggi. Però io ti esalto e tu mi sbagli questi passaggi. Ma che cosa. No. Allora, stiamo calmi alla Lazio. Stiamo calmi e attenti alla Lazio che è sempre un avversario tosto. Bella la spallata di Piera. Grande Piera, il nostro mentore Orsolini. Orsolini, loro attaccano alto, loro marcano alto, signori miei. Sono molto aggressivi. E noi dobbiamo essere bravi a chiudere la partita subito. Blizzari! Porca miseria. Va bene. Con calma. Richelme, il nostro RR, il nostro RR7, Richelme per Mbappé. Vabbè, vedi il movimento di. No, dovevi darla a Messi, non a Neymar. L'hai aperta troppo, zio. Bello l'intervento di violenza. Mannaggia, bella, bella, gara combattuta, signori miei. Gara combattuta su ogni pallone. Nessuna delle due squadre molla niente. Nonostante la Lazio sia sotto già di un gol, non sta indietreggiando di un centimetro. Anzi, ancora. No, gran palla di Messi per Neymar. Gran palla di Messi per Neymar. Neymar non ci ha creduto. Ha visto l'intervento in scivolata e si non ci ha creduto. Non ci ha creduto. Che stanno a fare questi? Il toccatocchito. Mamma mia, che sciabolata! Sciabolata morbida di non so chi. Chi è costui?
Non lo so, non si è voluto far riconoscere e noi non indagheremo più di tanto. Dobbiamo pensare a noi ragazzi. Collins. Collins per Orsolino, strumento d'oro. Mento d'oro per Messi. Messi che perde la palla, ma la recupera subito. La cattiveria di Messi è paurosa. Grande Messi. Neymar, gioco di gambe per mento d'oro. Mento d'oro per Messi. Messi vede il movimento di Mbappé. Mbappé, Mbappé, che vede ancora Messi al centro dell'aria. Messi! Spiazza tutti e trova il 2-0. Lionel Messi, Venezia 2, Lazio 0. Tantissima roba, grande Mbappé. Messi ha dovuto indietreggiare. Un bellissimo il passaggio di Mbappé. Guardate, passettina all'indietro, ma poi di sinistro. Pesante, sciabolata dura, pesante, forte. Messi la chiude 2-0. Bella così, signori miei. Bella così. Fossero tutte così, le partite sarebbe di lusso. Me la sarei aspettata più pesante. Più difficile, ecco, più difficile. Comunque siamo fuori casa, siamo contro la Lazio. Me la sarei aspettata un attimino più complicata. E invece, dico, cioè la Lazio sta giocando bene, non posso dire che sta giocando male. Però buchi difensivi a piovere praticamente. Un colabrodo. Ora Neymar è ripartito. Il nostro simulatore è ripartito sulla sinistra. Non lo fermi. Non lo fermi il nostro simulatore. Il nostro simulatore non lo fermi. Lo devi uccidere, gli devi sparare per fermarlo. No, no, no. Basta che sbaglia lui un tocco, si ferma da solo. Praticamente non c'è bisogno di ucciderlo. Messi ancora. Cattivissimo Messi. È il terzo pallone che recupera pesantemente Messi. Neymar tenta di recuperare un pallone. Ci riesce. E lo perde di nuovo. Mannaggia. Bella, bella, bella prova corale di tutti fino a questo momento, signori miei. Fino a questo momento bellissima prova corale di tutta la squadra. Bello per nessuno che sta cedendo un centimetro. Bella così. Mbappé, 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 Mbappé. Che vuole fare Mbappé? Al limite dell'aria. Mbappé ci prova al limite dell'aria. Mamma mia. Vola il portiere della Lazio. Non so chi sei di preciso. Vediamo se si riesce a leggere il nome da qui. Mentre stacca dal volo. Miller. Miller, può essere Miller. Boh, non l'ho capito. Calcio d'angolo, Messi alla battuta. Neymar si viene a prendere il pallone. Attenzione, Neymar si gira sul piede perno. Vede l'Holocaffè. Che mamma mia, che ci ha battata brutta. L'Holocaffè non c'ha proprio voglia di giocare. Stiamo sul 2-0, basta, va bene così. Prendiamo le nostre cose, torniamocene a casa. Sono stanco. Neymar, netto fuori gioco di Neymar. L'avevo visto che era in fuori gioco, raga. L'avevo visto che era in fuori gioco. E va bene, va bene. Chi è Vavro? Punizione è battuta dal giocatore della Lazio, si chiama Vavro, cioè non l'ho mai sentito Vavro, però va bene. Però va bene, ok, come dicono loro. Attenzione, Mbappé ancora per Neymar, scatenato Neymar, che è al limite dell'area Neymar, entra in aria, sciabolata, palo! Palo no, palo non ci sta, raga. Palo, mamma mia, che gran tiro. Portiere leggermente battuto, era leggermente più sulla destra, la palla sarebbe entrata. Müller, sì, il portiere Lazio è Müller. Il portiere Lazio è Müller. Siamo al 38esimo. Bella così, Venezia. Cosa, che cos'era? Non si sa. Un passaggio acrobatico per noi. Ci ha dato la palla in maniera acrobatica. Mbappé, 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 vede Messi. Messi che la tocca. Si gira. Messi al limite dell'aria. E il portiere Lazio si arrabbia. E ora sta diventando un tiro al bersaglio, praticamente, raga. Dopo il 2-0 sta diventando pesantemente un tiro al bersaglio. Sto iniziando a tirare da fuori perché voglio trovare il gol, quello spettacolare. Attenzione, l'Holocaffè si gira. Questa volta Lollo. No, niente. Niente. Non c'ha voglia, non c'ha voglia Lollo, signori miei. Lollo non c'ha voglia oggi. Neymar, Neymar, ancora lui. Neymar, Neymar, Neymar. Vede Lollo sulla fascia. Vediamo se sulla fascia riesce a inventare qualcosa di meglio. Lollo, 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 Lollo. Palla intercettata, palla che arriva a Mbappé. Che si ferma, si gira al limite dell'aria. Il tiro completamente fuori. 3 minuti di recupero. Mbappé dice: ho sbagliato di tanto. Sì, è sbagliato di assai. Mbappé mio. È il mapa, sì, è il mapa. Tiro completamente sbagliato da parte del mapa. 3 minuti di recupero. Siamo a 1 minuto e 20. Siamo a 1 minuto e 20. Recuperiamo ancora palla noi. Riquelme non si è visto proprio. Riquelme in questa partita, il secondo tempo non giocherà perché dobbiamo far entrare Beni Benitez. Neymar è finita. Tiro fuori, vediamo se fa battere. Ah, è calcio d'angolo. Pensavo avesse buttato fuori Neymar, invece era calcio d'angolo. Chi si viene a prendere questa palla? Dai, 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 chi è? Birillo Birindelli. Fine primo tempo, signori miei. Fine primo tempo. Lazio 0, Venezia 2 allo Stadio Olimpico sotto la neve. Grande prova del Circo Venezia. Morelos,
Chi è Morelos? Quello di Striscia Notizia, Morello Morelos. Morello Morelos di Striscia la Notizia. Ottimo, ottimo. Allora, la Juventus non si sa che staffa contro l'Udinese, non ce lo dicono. Allora, secondo tempo facciamo uscire subito Riquelme, facciamo entrare Benitez, così diamo proprio 45 minuti anche a Benitez che non dovrebbe lamentarsi. Ripartiamo e poi vediamo chi altri possiamo fare giocare. Dai così. Anche perché io vedo la prossima partita è con l'Inter, raga, in coppa. E in coppa sono partite secche, dobbiamo vincere per forza, quindi scenderanno in campo di nuovo i titolari, anche se non mi posso lamentare dei panchinari che quando sono stati chiamati in causa hanno giocato sempre molto bene. Vai Beni Benitez, volevi giocare? Dimostramelo, dimostramelo Beni Benitez, dimostramelo che faccio bene a tenerti in questa sessione di mercato. Vai Beni Benitez, che cazzarola, Beni Benitez. Che ci vuole a fare un cross giusto? Dai, amico mio. Occhio alla Lazio che riparte. Occhio alla Lazio che riparte. Piera completamente fuori il ruolo. Piera completamente fuori il ruolo. C'è un giocatore completamente libero. Mamma mia. Lazio vicinissima al pareggio. Lazio vicinissima al pareggio con chi è? Con Morello. Con Morello, sì. A momenti Morello l'abbiamo preso tanto in giro poco fa. Al momenti ci faceva il gol. A momenti la riapriva praticamente. Però va bene. Siamo noi avanti, siamo noi avanti. Guardalo, 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 guardalo. Messi per Mbappé. È il mapa, è il mapa, è il mapa. La vuole chiudere, è il mapa. La vuole chiudere, è il mapa. Vede Beni Benitez. Buono, buono, buono. Era troppo chiuso Beni Benitez. Però buono, buono il tentativo. L'aveva angolata bene. Occhio alla Lazio che riparte. Occhio alla Lazio che riparte, signori miei. E noi andiamo di scivoloni pesanti sulla neve. Occhio alla Lazio, signori. Bello, palla piena di Piera. Piera, il nostro Piera, bellissimo l'intervento. Vai Beni Benitez, vai Beni Benitez, va bene. Dembélé è passato al Wolfsburg. E noi che ci frega? Siamo al 58esimo, va bene. Va bene, va bene, va bene così, va bene così. Dai, questi passaggi sbagliati, Benny. Io ti faccio giocare e tu mi ripaghi sbagliando questi passaggi, ah, Benny mio. Guarda che ci sto un attimo a mettersi sul mercato. Benny sta dormendo, raga. Benny voleva giocare, ma non si aspettava temperature così basse a Roma, praticamente. Lì si sono congelati i neuroni che c'ha in testa. Dai, dai. Piera, chi è? Piera Collins. No, è Mentodoro Orsolini, che viene richiamato. Va bene. Nostro Mentodoro Orsolini. Fuori Zahavi. E entra non so chi. Ho fatto pure a Roma. Fuori Zavi e dentro non so chi. Palombi. È entrato Palombi per la Lazio. Va bene, bella la punizione. Complimenti. Gran punizione. Bella veramente. Siamo al 62esimo. Prossima palla che esce fuori, raga, facciamo le sostituzioni. Allora dovremmo fare entrare sia. Io farei entrare Abe. Abe e Shaq come prima punta, signori miei. Andiamo. Non facciamo entrare Isaac, che le ultime se le giocate tanto e ha fatto anche dei bei gol. Facciamo entrare il nostro Shaq, che ha bisogno di fiducia. Secondo tempo completamente brutto, secondo tempo bruttissimo, raga. Secondo tempo inguardabile, secondo tempo inguardabile. Messi, 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 cerca lo spazio. Messi è fuori a cercare lo spazio. Ti sei fatto fregare il pallone. Riusciamo a buttarla fuori sta palla? No, 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 va bene, dai, 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 fuori, 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 qualcuno che recupera sta cazzarola di palla, dai. Allora, devi stroncarlo, devi. Va bene, palla fuori, ok, 71esimo. Andiamo di sostituzioni, raga, andiamo di sostituzioni. Messi lo devo lasciare dentro. Facciamo uscire Lollo, che completamente è svogliato. E facciamo entrare. No, ho levato. Ah, perfetto. Ok, ha fatto la cacata praticamente. Allora facciamo uscire Mbappé ed entra Dell'Orco. Facciamo uscire Neymar. Facciamo entrare Castagna. No, ma hai visto che. Ma porca di una paletta ambriaca. C'era Abe. L'avevo visto Abe. Ecco, appunto. Abe. Ok, va bene così. Ok, ci siamo riusciti nelle sostituzioni, raga, non è difficilissimo, però ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Dai, 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 dai. Dai, 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 chiudiamo questa partita, raga, chiudiamo questa partita. Dai, 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 dai. Va bene così, va bene così, va bene così, 73esimo. No, è calcio d'angolo, va bene, calcio d'angolo, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Dai, 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 dai. Palla fuori, chi c'è?
Neymar la mette a terra. Neymar era rimasto l'unico uomo tutto avanti. Vai Neymar, vai simulatore, vai simulatore, vai simulatore, non ti butta a terra nemmeno un tir. Dai che non ti butta a terra nemmeno un tir. Dimostra che non sei il simulatore che tutti credono. Shrek! È gol? È gol! Che cazzo, che cosa è successo? Non ci ho capito nulla, raga. Nessuno va a festeggiare perché nessuno ci crede. Beni Benitez! Il nostro Beni Benitez! Trova il gol del 3-0 e la chiude lui. La chiude lui, c'ha battata terribile di Shrek che ha avuto sui piedi la possibilità di segnare. E invece anche Benny Benitez ha fatto una cosa terribile, rimpalli su rimpalli. Infatti non so se ci darà gol di Benny Benitez o autogol, non lo so, infatti autogol. Autogol di Diego Carlos. Autogol, Benny Benitez ha sfiorato la gioia, mai una gioia per Benny Benitez che è entrato nel secondo tempo, ha fatto una partita inguardabile. Ha avuto la possibilità di trovare il gol e invece no, gli hanno levato pure il gol, signore, gli hanno levato pure il gol. 3-0 del Venezia sulla Lazio. Zitti, zitti. Il Venezia si porta a casa una grande vittoria. Niente da dire, niente da dire. Bella vittoria. 3-0, punti importanti che ci fanno ottenere il passo della Juventus. Sempre che la Juve abbia vinto anche oggi, perché la Juve giocava contro l'Udinese. Vediamo che avrà fatto a fine partita la Juve contro l'Udinese. Siamo all'82esimo, oramai siamo verso i titoli di coda di questa partita. È fuori gioco, arbitro. Non era fuori gioco, mannaggia a lui, non era fuori gioco. Mi ero fermato pensando fosse fuori gioco. Bravo Abe, metti calma. Benny Benitez, l'uomo dei mai una gioia. Benny Benitez per Shaq dell'Orco. Shaq dell'Orco, niente, anche Shaq dell'Orco non si aspettava queste temperature basse. C'ha i neuroni congelati. Shaq dell'Orco non riesce a fare due cose bene contemporaneamente. Ancora, Shaq dell'Orco, il nostro Shaq, il nostro Shaq, il nostro Shaq, l'uomo che non deve chiedere mai. Il nostro Shaq per Abe. Abe che balla la tarantella, cerca Shaq, no, non lo trova. Mannaggia di una miseria. Dai, è così, la Lazio comunque cerca ancora di dar segni di vita, ma il 3-0 ha tenuto bene fino al 2-0. Fino al 2-0 ha tenuto bene la Lazio. Poi il secondo tempo si è persa completamente. Benny Benitez! Completamente fuori, completamente fuori. L'avevo visto nel movimento, ma c'ha battuta terribile di Benny Benitez. Dai, dai, dai. Vabbè, finita, raga. 2 minuti di recupero. Rinvio di Müller. Rinvio di Müller, palla al centrocampo. Messi recupera palla per Shaq dell'Orco che l'apre per Benny Benitez. Benny Benitez si ferma, non c'è nessuno al centro dell'area. Vede Messi che la stoppa, guarda il portiere e c'è il 3. 4-0. 4-0. Doppietta di Leo Messi. Questo per dare un calcio a tutti quelli che dicono che è finito, che non è più quello di una volta. Messi trova l'angolino di sinistro. Gran gol di Messi. Che trova capitano addirittura al 90esimo, trova il suo quinto gol in questa stagione. Grande Leon Messi. Partita che oramai è finita. È finita, è finita, è finita, signori miei. L'arbitro oramai manda tutti sotto la doccia a prendere un tè caldo perché con questo freddo di questa partita, infatti, i tifosi sono tutti belli imbabuccati con i cappellini, le sciarpe. Quello sembra molto Balotelli, ma no, non è Balotelli. Chi è il crestone lì? È un mix tra Balotelli e Keita praticamente, ma non sarà nessuno, tutti e due. Comunque. Detto questo, il Venezia si porta a casa. C'è qua il. No, non c'è. Ah, andiamo avanti. Si porta a casa 3 punti fondamentali. Andiamo a fare le interviste. Andiamo a fare le interviste. La Juventus si sa che ha fatto no. Niente. Come il rumore cambia, raga. Non ci devono far sapere fino all'ultimo che fanno le squadre che inseguiamo noi. Le squadre che interessano a noi non ce lo devono fare sapere. Porca miseria. Le La ringraziamo per interviste. aver accettato di Messi, parlare ai nostri microfoni. Messi, Messi, Messi. Un'ottima prestazione nel complesso. Bravo Leoncino Messi. Il Venezia abbiamo i giocatori giusti, le domande sono sempre quelle, raga. Le domande non cambiano. Sfide. Si aspettava una partita più È curata. tutto, grazie Sfide. ancora Così. per la sua. Così, rispondi quello che vuoi. Ok, prossima partita, Coppa Italia contro l'Inter. Allora, facciamo gli allenamenti. Facciamo gli allenamenti. Greco sala 60. Buono Greco. Bravo, bravo. Bravo Greco. Potrebbe avere un futuro questo greco, ma non nel nostro Venezia, perché ricordo che questa è l'ultima stagione che noi giocheremo. Voglio semplicemente vedere cosa ha fatto la Juventus, se me lo fanno vedere. Serie A, che ha fatto la Juve? Ha vinto. No, dov'è la Juve? Ha vinto, sì. Sembrava troppo differenza dei punti, ha vinto, sì. È ancora 2 punti sopra noi.
va bene, non ci non, non perdiamo d'animo, raga, non ci perdiamo d'animo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e per tutto quello che, non so, vi fa piacere dirmi. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!